Un grande boato saranno state le 2 e 3 quarti, mancava qualcosa alle 3. E un colpo forte. E poi ho visto un fumo in questa zona che io abito qua su sopra. Sono sceso e quando sono arrivato qui non esisteva più la casa. Un'esplosione violentissima e subito dopo un incendio. Crolla una palazzina composta da 2 appartamenti appena fuori Lucca, nella strada che porta a Camaiore. Il bilancio è drammatico. 2 morti, marito e moglie di 55 e 60 anni, 3 feriti. 2 viaggiavano su un camion travolto dai detriti. Una è una donna incinta all'ottavo mese, trasportata d'urgenza all'ospedale Cisanello di Pisa, dove le è stato fatto il cesareo ed è nato il suo bambino. La donna è stata poi trasferita al centro Grandi Ustionati. I vigili del fuoco hanno trovato uno scenario apocalittico. Lo scenario è stato di distruzione di queste 2 unità abitative e contemporaneamente anche la presenza di diversi focolai di incendio. E quando ci sono esplosioni di gas combustibile, crea un'onda d'urto molto grande che distrugge le parti più cedevoli. Tra le macerie anche le unità cinofile a cercare per ore eventuali altri dispersi. Intanto il procuratore di Lucca è arrivato sul luogo del disastro per disporre accertamenti e ricostruire la dinamica dell'esplosione. Il sindaco del capoluogo toscano ha seguito ora dopo ora le ricerche. Quello che è successo purtroppo è una tragedia e l'amministrazione celermente è venuta qua a fare quello che poteva fare, ovvero a controllare, guardare e portare la vicinanza della città alle persone coinvolte. Nella palazzina c'era anche un allevamento di bassotti, molti ancora cuccioli, estratti vivi e ancora terribilmente impauriti.